Benvenuti a questa nuova edizione di Prendimi con te News. Si sono appena concluse le feste natalizie e noi della redazione ci auguriamo che le abbiate passate in armonia e perché no, accanto ad un amico peloso. Ma adesso passiamo al nostro sommario. USA, congedo retribuito per chi adotta un animale domestico. A Sassuolo prevista l'uccisione dei cinghiali. Befana e Volontari Lab in aiuto degli animali terremotati. Grazie alla Lab, anche in Italia vi è il primo caso di congedo retribuito per chi adotta un animale domestico. Questa non è una moda, ma è un segnale di civiltà, perché gli animali sono parte della famiglia. Vediamo come nel servizio a cura di Roberta. È notizia di questi giorni che alcune aziende americane hanno assunto l'iniziativa di offrire giorni di congedo retribuito a chi adotta un animale domestico. Questa iniziativa si sta diffondendo soprattutto a New York, segno di riconoscimento di fatto che gli animali sono ormai componenti a pieno titolo di moltissime famiglie. È un segnale chiaro quello che arriva dagli USA e di cui siamo stati precursori in Italia solo qualche mese fa, dichiara Gianluca Felicetti, presidente Lab. La nostra associazione, infatti, ha sostenuto con successo l'azione di una dipendente pubblica che ha chiesto e ottenuto il riconoscimento del permesso retribuito per 2 giorni di assenza necessari a curare il proprio cane. Primo caso nel nostro paese che ha suscitato grande interesse a livello nazionale e internazionale. È vero, per il momento parliamo di iniziative di privati o di singoli enti cui non corrispondono norme specifiche, ma siamo certi sia solo questione di tempo, perché anche le legislazioni recepiscano le indicazioni della società. Si tratta di segnali importantissimi che vengono ormai da più parti del mondo e che fanno il paio con una crescente sensibilità nei confronti degli animali, inequivocabilmente confermata dai dati. In Italia, ad esempio, il 33,3% dei cittadini vive con almeno un animale domestico. Sono oltre 60 milioni tra cani, gatti, uccelli, criceti, tartarughe e pesci. Crescono inoltre i consumi per la loro cura, l'attenzione per i servizi loro dedicati, cure veterinarie, accesso ai luoghi pubblici e alle strutture ricettive, e per una legislazione che ne tuteli lo status di esseri senzienti, dalle leggi sul maltrattamento alle prime sentenze che ne dispongono l'affido in caso di separazione dei coniugi. Solo per citare alcuni casi. Ci troviamo di fronte a fatti, tendenze che si strutturano sul lungo periodo e che indicano un'evoluzione in positivo delle nostre società. Non a semplici mode, come ha provocatoriamente affermato qualcuno, avverte Felicetti. Negare questo significa negare il diritto di milioni di cittadini che hanno accolto un animale nella propria famiglia e i diritti degli animali stessi che non possono e non devono essere considerati oggetti, ma esseri senzienti cui spetta una vita dignitosa e cure adeguate, a partire dalla quotidianità familiare. Noi lo diciamo da tempo, gli animali non tenuti a fini di lucro o di produzione sono a tutti gli effetti componenti della famiglia. Per questo chiediamo con forza un'organica riforma del Codice Civile, che speriamo il prossimo governo e il prossimo Parlamento avranno il coraggio di fare, approvando la nostra proposta di legge firma dal 2008. Proprio per sostenere chi ha deciso di accogliere un animale in famiglia, Lab scende in piazza con una petizione che tutti potranno firmare a partire dall'11 e 12 marzo e nel fine settimana successivo per un fisco non più nemico degli animali. La Lab ritiene che l'intervento che prevede l'uccisione dei cinghiali a Sassuolo sia crudele ed illegittimo ed è pronta a denunciare chiunque dovesse attuare questa barbarie. Vediamo come nel servizio a cura di Linda. Da qualche tempo un piccolo gruppo di cinghiali si è insediato lungo il fiume Secchia, nel territorio del comune di Sassuolo. I cinghiali, come noto, sono animali di notevole interesse per i cacciatori, i quali nel corso degli anni li hanno illegalmente immessi sul territorio allo scopo di procurarsi quante più prede possibili a cui sparare. Da anni i cacciatori, grazie alle modifiche introdotte nella legge nazionale sulla tutela degli animali selvatici, sono riusciti a garantirsi la possibilità di poter sparare cinghiali lungo tutto il corso dell'anno. Ma la caccia continua a dimostrarsi del tutto inefficace nel contenimento numerico degli animali, come dimostrato dal fatto che, come accade a Sassuolo, i cinghiali colonizzano nuovi territori. Il 2 gennaio il comune di Sassuolo ha quindi decretato la condanna a morte dei cinghiali residenti nel suo territorio. L'ufficio legale della LAV ha inviato una diffida al comandante della Polizia Provinciale di Modena e al sindaco di Sassuolo, nella quale vengono evidenziate le gravi violazioni di norme regionali e nazionali che si compirebbero nel caso in cui i cinghiali dovessero essere uccisi.
violazioni che comporterebbero l'incriminazione dei responsabili per uccisione di animali non necessitata, ai sensi dell'articolo 544 bis del Codice Penale. Infatti, gli atti amministrativi che consentirebbero l'intervento dei cacciatori fanno riferimento alla vecchia legge regionale, che delegava alle province la responsabilità dell'adozione dei cosiddetti piani di controllo. Ma da febbraio 2016 la competenza è passata in capo alla Regione. Quindi, ogni intervento eseguito in osservanza di disposizioni ormai superate costituisce un vero e proprio atto di bracconaggio che comporta la violazione del Codice Penale. Esistono soluzioni realmente efficaci che possono prevenire eventuali incidenti stradali con animali selvatici. Se il comune di Sassuolo è veramente preoccupato, può trarre spunto, ad esempio, dal progetto Life Straight, l'unico che garantisce concretamente la sicurezza degli automobilisti e non il sanguinario e inefficace passatempo dei cacciatori. Continua l'impegno della LAV nelle zone del centro Italia ferite. Un anno e mezzo dopo il terribile terremoto, il giorno della Befana è stato un giorno ricco di sorprese e doni per gli ospiti del canile sanitario di Rieti, unica struttura preposta ad accogliere anche i cani rinvenuti nelle zone interessate dal terremoto. Vediamo come con la nostra Roberta. Il giorno della Befana i volontari della sede territoriale LAV di Roma e alcuni referenti della sede LAV nazionale hanno fatto visita ai cani ospitati all'interno della struttura e consegnato ai volontari dell'associazione Gli Amici di Fiocco e ai medici veterinari della ASL di Rieti cibo secco e umido, ciotole, guinzagli, coperte, collari e pettorine. La Befana LAV ha anche pensato ai gatti sopravvissuti all'evento sismico, per loro croccantini, cibo umido, lettiere, cucce morbide e calde. Una calza della Befana ricca di leccornie, riempita grazie al supporto dei loro soci e sostenitori all'impegno dei volontari LAV, i quali si sono prodigati nei mesi immediatamente successivi all'evento sismico in raccolte di beni di prima necessità, per offrire un aiuto concreto e solidarietà. Come promesso, la LAV continua ad occuparsi con la massima attenzione delle necessità delle zone purtroppo minacciate dal sisma. Offrire un aiuto tangibile alle popolazioni e agli animali che hanno subito i danni causati dal terremoto è un modo per rendere più gradevole la permanenza ai cani che attendono con ansia una famiglia speciale pronta a dare accoglienza e affetto. Ma vediamo adesso i numeri dell'impegno della LAV nel centro Italia colpito dal terremoto. Centinaia di segnalazioni raccolte subito dopo il terremoto. Più di 100 interventi sul campo nelle zone colpite dal sisma. 11 box coibentati nel canile sanitario di Rieti, costo 26.840 euro. Attività di formazione per i volontari, canile di Rieti. 5.459 kg di cibo raccolti e distribuiti. 1.495 accessori per cani raccolti e distribuiti. 19 punti allestiti per la raccolta di cibo e materiali. 20 volontari, 7 veterinari, 5 educatori cinofili. 171 animali, cani, gatti e altri animali, ai quali è stato prestato soccorso. I telespettatori che ci seguono ormai da un po' sanno che il nostro scopo principale è quello di trovare una casa ai nostri amici a quattro zampe e per far ciò chiediamo sia ai privati sia alle associazioni di continuare a contattarci al numero WhatsApp 351 17 55 144 per inviarci i loro appelli. Vediamo quali di questi sono stati selezionati oggi da Linda. Robin, maschietto, e Casperina, femminuccia. Sono fratelli, hanno un anno e mezzo, sono abituati alla vita di casa e sono sterilizzati. Per loro è preferibile un'adozione di coppia, ma sono adottabili anche separati. Attualmente si trovano in provincia di Milano. Teo è un pitbull red nose, 2 anni, castrato. Attualmente vive in appartamento, è pulito in casa e bravo al guinzaglio. Non va d'accordo con i cani maschi e neanche coi gatti. Invece va d'accordo con i cani femmina. Attualmente si trova a Benevento. Scugnizzo ha 1 anno e mezzo ed è un cane veramente bisognoso di una famiglia. Soprannominato cane cozza per la dolcezza che dimostra, è bravo al guinzaglio, perfetto con i cani, anche maschi, e gatti. Ideale per convivenza con bambini. 8 kg di cane, ma tanto amore. Attualmente si trova in provincia di Benevento. Cesare, segugio statuario, affettuoso, coccolone, in cerca di un amico straordinario.
Cerca amore, una casa, una famiglia, un divano. Non ha grosse pretese ed è un peccato farlo passare una vita in attesa. Aspetta da troppo tempo. Ha circa 3-4 anni, è sanissimo ed è negativo alla leishmania, alla ehrlichia e alla filaria. Ha un carattere socievole ed è adatto ad ogni famiglia, vi seguirà ovunque. Ed eccoci giunti al momento del nostro supporter, Fanciulli Felici. Vediamo insieme come Monica e Giuliano, grazie alla loro competenza e passione, si prendono cura dei nostri amici a quattro zampe, sia nell'alimentazione, sia nella cura della loro bellezza. Benvenuti da Fanciulli Felici, qui troverete tutto quello che vi serve per i vostri amici animali. Vendiamo prodotti cruelty free, grain free, come per esempio Farmina Pet Food, e come Naturina, per un'alimentazione fresca e sana. Per una coccola unica abbiamo anche le cucce artigianali made in Italy personalizzabili. Qui da noi trovi la qualità senza rinunciare alla convenienza. Benvenuti nel nostro reparto tolettatura, dove mio marito Giuliano si prenderà ottima cura dell'igiene dei vostri amici a quattro zampe. Vi aspettiamo a Parabiago, in via San Michele 13, all'interno del cortiletto San Michele. Ed eccoci arrivati al momento della rubrica domande e risposte, a cura della nostra Roberta Colombo. Vediamo a quale domanda dei telespettatori risponderà oggi. Benvenuti nella rubrica domande e risposte. Oggi rispondiamo al quesito della signora Valentina da Perugia, che ci chiede come mai il mio cane mi ruba sempre le calze e le scarpe. Non si tratta di un dispetto, come erroneamente si pensa. A volte il cane ruba ciabatte o calzini perché sono oggetti impregnati del nostro odore. Capita che il cane, a volte quando è a casa da solo, si senta un pochino in ansia e il fatto di avere questi oggetti vicino a sé lo fa sentire un pochino più tranquillo. Questo è l'impulso iniziale che fa scattare il gioco del rubare gli oggetti. Dopodiché può succedere che il proprietario insegua il cane che ha rubato magari un oggetto di valore per il proprietario, e in questo caso si innescano dei veri e propri inseguimenti che per il proprietario non sono divertenti per nulla, ma per il cane lo sono parecchio. Diventano delle vere e proprie richieste di attenzioni. Il cane ruba l'oggetto per farsi inseguire e ottenere l'attenzione del proprietario. In rari casi può capitare che tutto questo sfoci nel bisogno del cane di manifestare il possesso riguardo l'oggetto. In questo caso il cane difende a spada tratta la ciabatta che ha rubato, dichiarando al proprietario che quella è sua. Cosa fare quindi in questi casi? Innanzitutto evitiamo gli inseguimenti, che sono tanto amati dal cane. Evitiamo di urlare, di sbraitare e cerchiamo di dare poco importanza al furto. Molto utile potrebbe essere arrivare, quando il cane si è fermato da qualche parte, con un oggetto che al cane piace o con un bocconcino, e proporre uno scambio. Per oggi è tutto, le richieste che stanno arrivando sono tantissime, quindi mi raccomando abbiate pazienza, le risposte pian piano arriveranno per tutti. Intanto continuate a scriverci al nostro numero 351 17 55 144. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento alla prossima. Ti è capitato di vedere il tuo cane che scava nella cuccia o sul divano prima di sedersi o dormire, vero? Si tratta di un comportamento comune nei cani, che anche se può sembrare compulsivo o insensato, ha in realtà delle risposte e motivazioni fondate. Vediamo quali nella nostra rubrica Curiosità a cura di Linda. Quello di scavare in generale si tratta di un comportamento che ha a che fare con gli istinti primari del cane, che condivide con i lupi, ed è una tecnica che usano principalmente per marcare il territorio o regolare la temperatura corporea. Tuttavia, in alcuni casi, la risposta al perché i cani scavano prima di dormire può essere l'ansia da separazione o altri problemi comportamentali. I cani marcano il territorio con l'urina, ma lo fanno anche con oggetti come la cuccia o le coperte. Sui cuscinetti delle zampe hanno delle ghiandole che emanano un odore speciale e unico, per cui i cani scavano prima di dormire sulla cuccia per spargere il loro odore su ciò che è loro e comunicare ai loro simili che qualcosa gli appartiene. Se il cane marca il territorio con l'urina dentro casa, però, è necessario correggere questo comportamento. Se il problema è grave e ormai è un'abitudine troppo radicata nel tuo cane per essere cambiata, ti consigliamo di consultare un educatore. Di solito è questo il motivo principale per il quale il cane scava nella cuccia prima di dormire, ma
I motivi possono essere molti altri e avere anche a che fare con la salute. Uno dei motivi potrebbe essere che ha le unghie troppo lunghe ed è alla ricerca di una superficie per limarle. Si tratta di una risposta piuttosto semplice, tant'è che spesso questo aspetto dell'igiene e cura del cane viene trascurato. Per risolvere l'inconveniente basterà tagliare le unghie al cane, ma se non sai come fare ti consigliamo di portarlo dal veterinario o alla toelettatura, perché si tratta di un'operazione delicata che bisogna saper svolgere in maniera corretta per evitare problemi. Un altro dei motivi potrebbe essere la mancanza di attività fisica. È un cane che non fa abbastanza attività fisica o non viene mai lasciato libero durante le passeggiate quotidiane, è possibile che inizi a grattare la cuccia prima di coricarsi. In questo caso i cani scavano per liberare l'energia accumulata, ma si può interpretare come sintomo dell'ansia da separazione, dato che i nostri amici a quattro zampe hanno bisogno di correre e sfogarsi. Bisogna prestare molta attenzione a un comportamento di questo tipo, perché può peggiorare e causare problemi fisici e psicologici nel cane. Regolare la temperatura della superficie prima di dormire è un'altra azione istintiva che compiono. Hai mai fatto caso al fatto che i cani grattano sempre la terra prima di stendersi? È il loro modo per mantenersi al fresco nelle zone in cui fa caldo e al caldo dove invece fa freddo. Di norma mantengono la stessa abitudine anche nella cuccia e questo potrebbe essere un altro motivo per cui scavano. Forse è una risposta ovvia, ma un cane scava nella cuccia sul divano anche per renderla più comoda prima di accucciarsi e dormire. Proprio come alcune persone, anche ai cani piace preparare la cuccia e renderla più comoda possibile in modo da riposarsi al meglio. Oggi per la nostra rubrica eventi vediamo Linda che cosa ha selezionato per noi. Benvenuti alla nostra rubrica. Un altro interessante evento è quello che riguarda l'operazione di trasferimento delle caprette di Palmaria, un'isola che si trova in provincia di La Spezia. L'inizio delle operazioni è fissato il 3 febbraio del 2018. L'iniziativa è coordinata dalla sezione EMPA di Genova, che lancia un appello per le 100 caprette che vivono sull'isola. Servono, spiega la Protezione Animali genovese, sia volontari EMPA che partecipano al trasferimento degli animali, sia strutture, anche e soprattutto EMPA, che siano in possesso del codice stalla e che possano dunque ospitare gli animali in attesa di darli in adozione. I volontari saranno ospitati in un ostello sull'isola ed è richiesto un equipaggiamento individuale a carico del volontario, composto da sacco a pelo, scarpe da trekking o simili, abbigliamento comodo e caldo. Chi fosse interessato può scrivere a genova@empa.org indicando il periodo di disponibilità, minimo 2 giorni. Vitto e alloggio sono offerti dalla sezione di Genova, ma il viaggio è a carico del volontario. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima settimana. Anche quest'oggi siamo giunti al termine della nostra edizione. Vi ricordiamo nuovamente che per contattarci per gli appelli o anche per dirci la vostra su qualunque argomento da noi trattato, potete farlo tramite il nostro numero WhatsApp 351 1755 144. Oppure se volete aggiornamenti o volete rivedere le nostre edizioni precedenti, potete farlo mettendo un like alla nostra pagina Facebook Prendimi con te News. Per oggi vi salutiamo, dandovi appuntamento alla nostra prossima edizione e lasciandovi agli ottimi programmi di questa emittente.